Ciao a tutti, oggi mi sono svegliata con un nodo gigante nei capelli dietro perché mi sarò mossa stanotte e quindi basta, mi sono rotta le palle. Voglio assolutamente tagliare i capelli, cioè, no, veramente non è possibile, mi si annodano di continuo, poi con le sciarpe non vi dico, non ce la faccio più. Sì, sono carini, lunghi, li puoi acconciare, puoi fare trecce, cose, però niente, mi sa che ritorno al mio classico caschetto, che è tipo una cosa che faccio sempre. Molta gente magari poi mi vede con i capelli lunghi e non mi riconosce perché tutti pensano che io abbia ancora i capelli corti o che io abbia sempre i capelli corti. Niente, magari sistemo qua la mia makeup collection, che ieri ho fatto un macello, non so neanche perché, visto che mi sono truccata pochissimo. Però l'ho messa tutto in disordine. Devo salutare forse il mio Epic Ink di NYX, perché sta perdendo colpi, nel senso che succede ogni tanto che dalla punta esca troppo prodotto. E ieri mi sono... cioè, è stato stranissimo perché ho fatto la riga di eyeliner e qua davanti si è espansa. È stato un macello. Mi sa che dovrò salutarlo. Ieri alla Coop ho comprato questi Kleenex, sono molto carini, sono di marchio Coop, sono costati tipo 80 centesimi e io invece avrei voluto comprare quelli di Moschino che costavano 3 euro, però no, anche no, diciamo, ecco. Adesso io devo studiare, sì, c'è mio fratello a Palermo, quindi magari più tardi ve lo faccio vedere, sempre se riuscivo a vederlo io, visto che è un uomo molto impegnato, ma adesso no, basta, io spengo cellulare, spengo tutto. Devo studiare come una pazza. È finita la pacchia. Cioè, in realtà è finita un po' la pacchia, ma adesso veramente, qui lo dico, qui lo giuro, e qui lo nego pure. Alla fine ho deciso che mi taglio i capelli. Sì. C'è Valeria che è molto contenta di questa mia scelta. Beh, sì. Mi vedete così smanicata perché qua dentro c'è un caldo da morire. Abbiamo fatto la ceretta e adesso sono pronta per tagliarmi i capelli. Me li taglio esattamente così come li vedete, un maschietto. Non ridere tu. Allora, ho questa magliettina intima, però in realtà poi c'ho quel maglioncino. Questa gonnina che è di Zara dell'anno scorso, però la trovate similissima, tipo su Shein o Romwe. E gli stivali che vi avevo fatto vedere nell'haul dei saldi. Allora, intanto così sono un mostro, ti rendi conto, Liano?
Infatti loro non lo sanno che mi sto tagliando i capelli. Queste sono decisioni serie che uno deve prendere da solo. Valeria, ma fai tipo quelli che si intromettono nei servizi alle Iene. Mi riconoscete? Eliana, hai qualcosa da dire sui miei capelli? Grazie. Miri? Allora, perché le mie ragazze devono venire a farsi macchinare da te? Perché io le voglio provare, le voglio tutte qua. Anche sono tornata a casa e ho detto a mio padre: papi, ti piacciono i miei nuovi capelli? Che hai fatto? Sempre tu sei, papi. Taggare? Cosa hai deciso di fare? Scusa, dove mi devi taggare? Così. Nonno. Papà Giulio mi disturba. No, basta. Devo ancora abituarmici, però devo dire che avevo bisogno di una svoltita. Il mio parrucchiere mi ha rimproverata perché avevo i capelli distrutti, cioè proprio secchissimi. Insomma, mi ha detto che devo fare delle cose per migliorarli. Allora, saremo qua tutto il giorno ad impegnarci a fare i capelli e quindi non posso studiare. Buongiorno, oggi ho dei capelli veramente strani. Oggi è 2 giorni dopo perché alla fine ieri mio fratello è partito pure Carmine. Quindi io avevo tipo 2 ore di sonno, siamo andati ad accompagnare Giulio in aeroporto, poi siamo andati a casa di amici dei miei a mangiare e quindi la giornata se n'è andata così, ma fondamentalmente avevo molto molto sonno, quindi nelle pause dormivo. Scusate per tutto il delirio che mi circonda. Ieri, dopo essere andati a pranzo da questi amici dei miei, siamo passati da Tiger. Niente, sono ancora così tanto addormentata che non so parlare. E praticamente io avevo bisogno di dei portapennelli, in particolar modo per quelli, per i pennelli da occhi, e ho trovato questi, non so che cosa fossero di partenza, dei portaspazzolini, non lo so, comunque sono carini, sono roselli. Mi piacciono, ne ho presi 3 e poi ho trovato una chicca. Allora, vi faccio vedere. Ho preso un ombrello perché allo stesso prezzo degli ombrelli che vendono tipo i tipi per strada, ma è probabilmente anche la stessa qualità, però era più carino decisamente. Poi ho preso, mia madre si fissò che doveva prendere dei temperini e ce n'erano, se ne prendevi 2 pagavi 1 euro e ne abbiamo presi 2. Poi questa roba, ieri Giovi doveva per forza comprare delle agendine, come si chiama, quelle con i, tipo, come si chiamano, vabbè, non lo so, vabbè, avete capito, quelle con le lettere dell'alfabeto, le rubriche, ecco, le rubriche. Poi questo che è, niente. E, ok, qua c'è un altro dei portapennelli che ho preso. Poi cosa abbiamo? Un altro temperino verde, non l'avrei mai preso. E poi la chicca delle chicche, questa è una cosa che io ho visto, ho detto no, ti prego, me la compri, è bellissimo. Allora, quanta carta, questa carta per le fritture è top, ok, questo, niente ragazzi, mi è piaciuto tantissimo. Qua c'è lo specchio e niente, un portagioie. Penso che lo metterò qui. Mi hanno trasferita in un'altra stanza perché c'è il falegname che deve sistemare il mio tavolo. Non so se notate del fatto che sta trapanando qualcosa. Bene, io sto studiando l'impossibile perché ho perso troppo tempo. Quando mio fratello è a Palermo, praticamente è come se quei giorni non contassero durante il mese. E non mi ero calcolata bene. Pensavo, no, vabbè, ma lui è a Palermo, io studio lo stesso. Fai finta. Quindi adesso praticamente non ho le corse. In più, cioè non so come dirvelo, in più oggi è lunedì, è come da tradizione, io devo andare a cenare con una mia amica, quindi, o perlomeno una tradizione che abbiamo inventato da poco, e quindi stasera vi porto con me al sushi, così questo vlog lo metto online domani. Tra l'altro, praticamente quando c'è mio fratello io non riesco a fare video, l'unica cosa che ho fatto era una cosa, però era un lavoro, quindi dovevo farlo, cioè proprio per forza avevo delle scadenze, e quindi sono state 5 ore a registrare un video di 1 minuto, grande, niente, praticamente adesso si vola, cioè niente, ma che devo fare? Oh no, non c'ho voglia, proprio per niente, poi questo che trapana qua come un pazzo.
con questi capelli mi sento estremamente sbarazzina e tutto il giorno che li tocco, infatti sono di uno sporco, cioè erano già sporchi di loro, e non vedo l'ora di lavarli per vedere come verranno a me, anche perché non so voi, ma io, cioè una cosa è quando te li fai il parrucchiere, una cosa è quando li fai tu a casa e poi voglio proprio imparare a gestirli. E quando sono andata infatti da Eliano, il mio parrucchiere, Miriana, che è la ragazza che mi asciuga i capelli, cioè che mi fa la piega, insomma, è fortissima tra l'altro, e vi lascio giù nell'info box la sua pagina Facebook, così la facciamo crescere. Tra l'altro io Miriana la conosco da troppo tempo, cioè quel parrucchiere è veramente casa mia da quando avevo 10 anni, quindi se volete andarci dite pure che vi mando io o che mi seguite, loro si gaseranno tantissimo. E niente, Miriana mi aveva asciugato i capelli lisci, soltanto che poi la sera ho detto ma sai dai, voglio vedere come vengono, se tipo li sistemo un po' con il ferro. Ed effettivamente erano venuti carini, però cioè li avevo fatti un po' così a caso. Adesso voglio vedere un po' come mi verranno. Non lo so, ancora non ho capito. Cioè, di certo sembro un'altra persona. Cioè, sembro molto più leggera, proprio meno appesantita, con i capelli lunghi. Mi facevano sembrare forse un po' più piccola, però mi appesantivano un po' il viso. E tra l'altro i capelli lunghi su di me sono belli se li acconcio. Se non li acconcio sono troppo spaghettini. Direi che la prova asciugo i capelli da sola è stata superata. Non ho pienissimi voti, però insomma ci sto provando. E comunque i capelli ce li ho ancora estremamente secchi, non è che dandoci un taglio è cambiata qualcosa più di tanto. Ho comprato l'olio di cocco come mi avete suggerita, aspetto che mi arrivi perché non sono praticamente mai uscita di casa prima di questi 3 giorni in cui c'è stato Giulio, quindi ho deciso di comprarlo online. Adesso mi sono fatta la doccia, vado a mangiare, poi studio di nuovo. Buongiorno, no, non è bello, è pomeriggio, io mi sono fatto un pisolino pomeridiano perché sennò non riesco a studiare. Ovviamente mi sono pisciati tutti i capelli perché ci ho dormito sopra. Quando voi mi dite, soprattutto sotto il video che ho fatto per le pettinature con i capelli sporchi, troppe ragazze mi hanno detto ma scusa, lavarli la sera prima? Purtroppo io ho un tipo di capello che se lavato e messo con la, cioè appoggiato al cuscino o comunque sottoposto alle non so, alle sostanze che si emanano quando si dorme, si piscia. Quindi io devo lavare i capelli e fare subito cose perché altrimenti diventano orrendi. E niente, comunque vabbè, poi stasera cercherò di recuperarli visto che devo andare a mangiare con la mia amica. Adesso studio, che mi sembra di avere già dormito abbastanza e perso un sacco di tempo. Spero di fare più cose possibili perché altrimenti credo che entrerò in una grande crisi. Ribuongiorno, non mi ricordo se poi ieri vi avevo detto che vi avrei portati con me a cena fuori, ma in realtà Miriana è venuta a prendermi e io ero troppo in ritardo e ho guardato la macchina fotografica e ho detto bah, vabbè, tu resti qui, non posso prenderti, avrei dovuto cambiare borsa a Macelli. Ieri sera siamo andate a mangiare sushi in un posto che, se siete di Palermo, si chiama Sal Capone. Tutto questo io penso di avere tutte le caccoline negli occhi, che fa la formula all you can eat. Ragazzi, abbiamo mangiato come le merde proprio, cioè ma tantissimo. C'era Miriana che aveva l'ultimo pezzo di sushi e diceva no, non ce la faccio. Mi fa male la bocca dello stomaco. Ma ragazzi, abbiamo mangiato tantissimo, ci siamo finiti una bottiglietta di salsa di soia, quella con meno sale. Stanotte io ho bevuto tipo 1,5 litri, 2 litri d'acqua. Niente, troppo abbiamo mangiato, l'altra volta non avevamo mangiato così tanto. Molto molto tempo dopo, questo è il vlog del ogni volta che mi ricordo accendo la macchina fotografica, sono anche in condizioni pietose, ma questo perché oggi mi è arrivato un pacco di Sephora, perché avevo fatto un ordine, non perché io abbia iniziato a collaborare con Sephora, e praticamente ho ordinato un piccolo olio di cocco. Ora io lo so che con la stessa cifra, tipo io ho pagato 5 euro 50 grammi, una cosa ridicola, lo so, cioè nel senso ridicolo perché è un furto, perché lo so che se vai al Natura sì o comunque in qualsiasi alimentare che vende olio di cocco pago la stessa cifra per tipo un chilo. Però niente, sono rinchiusa a casa, è veramente uno dei periodi più felici della mia vita, come potete notare. Vabbè, niente, quindi ho detto vabbè, dovevo comprare un'altra cosa, a che c'era, ho messo sto olio di cocco nel carrello e ho provato a fare un impacco. Però vorrei che voi mi diceste come lo utilizzate. Io ho inumidito i capelli e poi ho messo un po' di olio, spero che così non sia troppo pesante perché i miei capelli sono
veramente reagiscono male all'olio. Però siccome me l'avete consigliato in così tanto, ho detto va bene, dai, mi fido. In realtà io avevo fatto questo ordine da Sephora perché una ragazza su Instagram, ma io proprio non mi ricordo come si chiama e mi dispiace tanto, è una ragazza che io seguo. Se riesco a ricordarmi il suo nome, cioè nel senso vado a guardarmela, perché per adesso seguo troppa gente su Instagram, ve la scrivo giù nell'info box. Comunque lei diceva che si era trovata benissimo con un tonico di Pixi. Ora io non so se voi conoscete questo marchio Pixi, io ho sempre pensato che fosse tipo un brand super low cost e quindi tipo brutto. In realtà non è low cost e non credo neanche sia brutto, visto che comunque molti ne parlano bene. Niente, e quindi ho detto vabbè, lei lo consiglia, allora io lo compro. E quindi su Sephora, cioè in realtà Pixi la trovate su ASOS e poi credo tipo su Lookfantastic, Beautylish, tipo tutti questi siti qua. Però io l'ho trovata anche su Sephora, cioè ci sono giusto due cose in croce. E c'era un set in cui c'era il tonico e poi una maschera e un'altra cosa. Ho detto vabbè, prendo questo che è conveniente. Niente, a quanto pare o sono rincoglionita io o sono rincoglioniti quelli di Sephora, ma mi è arrivata sta roba. Che sarebbe il tonico, però in dei dischetti imbevuti di tonico. Sono 60 dischetti imbevuti di tonico. Ora, siccome a me mi secca rispedire, mandare indietro e scrivere a Sephora, anche perché non mi risponderanno mai. Io una volta avevo scritto un'email in cui ero molto innervosita dal comportamento di una commessa in negozio, ma non mi hanno mai risposto. Vabbè, me la tengo, tanto comunque più o meno lo stesso effetto, cioè avrà lo stesso effetto di quello che volevo io, soltanto che quello che volevo io forse mi poteva fare più di 60 applicazioni, non lo so. Vabbè, niente, non so se conoscete questo tonico, si chiama Glow Tonic To Go, è semplicemente perché sono dei dischetti, ed è un tonico con acido glicolico e aloe vera. Ho sentito che ne parlano tutti bene, perché tipo, non lo so, è illuminante. Boh, comunque questa ragazza che seguo su Instagram mi è troppo convinta. Soltanto che bisogna stare attenti, perché bisogna utilizzare una protezione solare molto alta, perché ovviamente essendo un acido la pelle poi è più sensibile. Vabbè, mi avete capito, cioè, non è che io me ne intenda tantissimo, infatti cerco di studiare economia e non altro. Però niente, quindi ho anche comprato una crema solare. Io di solito acquisto ad aprile, invece sto giro l'ho presa un po' prima, così magari quest'anno la finisco, visto che poi ho il terrore e non la utilizzo l'anno dopo. Anche perché voi mi avevate detto proprio che le creme solari non si utilizzano dopo la scadenza, anche se non fanno puzza, perché poi perdono la loro protezione. Vabbè, quindi vi ascoltate. Ho preso una protezione solare di La Roche-Posay, non lo so, in farmacia, che è per pelli miste, e devo dirvi che sono stupita, perché poi ve la farò vedere. Però è una protezione 50 e non unge la pelle, stranissima. Dopo almeno molto tempo e con il sottofondo Amadeus, con i soliti ignoti, che è un programma imperdibile a casa nostra, sono qua con la signorina Giovannella. Ciao! Perché abbiamo fatto veramente una che a Palermo si dice malafiora. Si dice malafiora perché voi sapete che io utilizzo Octoly, e che è quell'app o comunque quel sito che può essere utilizzato dalle influencer con un tot di iscritti o un tot di follower su Instagram per ricevere prodotti gratuitamente e poterne parlare. Ora io, ovviamente con la più libera opinione, insomma è una piattaforma che mi piace tanto, ordino spesso e volentieri da questa app. Ora io qualche mese fa, no un paio di mesi fa, poi a dicembre, ho detto vabbè, facciamo un bel regalo a Giovi. C'era un cofanetto di Estée Lauder, vi faccio vedere la scatola, cioè delizioso. Vedete, un cofanetto che si chiama Christmas Skincare Set. A Natale mi hanno regalato, a Natale. Ora, in realtà bisognerebbe fare la recensione dopo 21 giorni. Ma come si fa dopo 21 giorni? Questa è una cosa che va provata, tant'è che aspetta, non abbiamo detto ancora che cos'è. Ah. Dopo 21 giorni, insomma, niente, non è andata. Quindi adesso noi siamo qui per parlarvi di questa cosa che Giovi ha provato in tutto questo periodo, che è questo cofanetto pieno di cose stupendo, un cofanetto che, cioè, è pregiato, per cui Giovanna vi parlerà bene delle cose che ha testato. Attenzione, televendita in corso. Attenzione, questa non è una televendita, perché ci sono... potrebbe sembrarlo. Abbiamo pure la stella di Natale in background, perché così ricreiamo il clima.
di quei famosi 21 giorni. In questo cofanetto, in questo Christmas Set Skincare, ci sono quattro prodotti che sono, io comunque Estée Lauder è un brand, diciamo, per la gente non esattamente giovanissima come me, e quindi un po' più, quindi io parlo per le vostre mamme, ovviamente, se volete fare un bel regalo alle vostre mamme, comprate questa cosa. Ma non lo so cosa. In realtà se si trova ancora, però sicuramente i prodotti singoli ci saranno sicuramente. E quindi in questo set c'era una crema per il giorno, un contorno occhi, un siero che è tipo il più famoso di tutti, e poi una crema detergente struccante. Allora, la prima cosa che di cui Giovi ci parlerà è il, oddio, ma devi leggerlo tu, non vuoi minimamente fare questa malafiore. Resilience Lift. Allora, okay, perché la prima cosa? È la seconda cosa, no, che ti parlo. Prima metto questo. Vai, non te lo sei messo. Allora, questo qui è un siero che si mette come base prima di mettere la crema. Come tutti i sieri, diciamo, come non devi spiegare, cioè, come si usano le cose. Quindi questo è un siero. Sopra il siero si mette poi la crema idratante. Quindi è una crema da mattina, una crema del giorno. Perché anche di sera si può mettere il siero. Perché anche di sera si può mettere, però io l'ho messo solo di mattina. Ma devo dire la verità che dopo che lei mi ha rimproverata diverse volte, sapete, Gloria mi rimprovera, io ho pensato bene di farlo scientificamente ogni giorno, e forse è quasi un mese che lo uso. Questa combo. Io mi vedo ogni giorno, è bruttarella, sono rimasta. Però devo dire la verità che tutte le persone che mi hanno vista, per esempio stamattina sono andata dove lavoravo prima, ho visto un sacco di vecchi colleghi, eccetera, mi dicono: ti trovo bene, benissimo. Due cose sono vere. Una è che dormo un po' di più. La seconda è che in realtà io sta cosa qua me la metto ogni giorno da un mese. E mi metto anche questo negli occhi. Voi dovete sapere che io sono tanto intelligente, però tanto giovanile, no, però gli occhi ce li ho vecchi da morire. E questa cosa in qualche maniera gli occhi me li ha aiutati, perché tutti, anche Giulio, mio figlio che è venuto l'altro giorno, mi ha detto: mamma, ma gli occhi ce li hai molto meglio. Quindi evidentemente funziona. Avevo messo negli occhi in passato sempre un sacco di schifezze, forse mai cose così costose, così importanti, e probabilmente i miei occhi hanno avvertito la valenza economica di questa cosa. Hanno avvertito il lusso. Ma la verità è che veramente questa cosa secondo me funziona. Ma questa crema un attimo, sto parlando del contorno occhi. Okay. Contorno occhi non si mette a palettate, ditelo a mamma, se ne mette una puntina. Ditelo a lei, l'ho imparato. E si fa così, no? Si fa così e poi si fa così, fino a che non si asciuga completamente. Io devo dire la verità che sono molto fortunata, non ho le zampe di gallina pronunciate qua, però ho due borse sotto gli occhi che fanno tutta, cioè io ho proprio le borse, io sono un canguro qui sotto. E devo dire che funziona. Questa cosa qua pure me la sto centellinando come se fosse. Tu ti senti il contorno occhi molto idratato o una patina? No, l'espressione giusta. No, patina no, perché patina si avverte con le creme, quelle un pochino scrause e che sono a base forse di silicone, ti senti colla addosso. Invece qua no, qua, cioè, il pregio della cosa ricca si capisce immediatamente. Qua ti senti più compatta realmente. E quindi trovo molto buono questo con questa sopra. Invece com'è? È che ho finito di dire, dirmi questo. Ma te lo metti, che effetto ti dà alla pelle? Cioè, il siero dopo che te lo metti sta asciutta, non ti senti niente. Sì. Poi però ci metti questa che lì per lì è un po' così, che te la senti umidaccia, ma poi insomma si asciuga. Ma se ne mette pochina, sì, è vero, è molto. Cioè, anche una, come si dice, un piccolo prelievo di crema idratata molto tutta la pelle. Non ha una un odore favoloso, soltanto non ha una profumazione per come no. Sì, insomma, io è se bellissimo. Fosse un odore forte non lo sopporterei. No, è molto delicato. Ma è un odore delicato. Favoloso. Soltanto che ci sta un pochino ad asciugarsi, cioè si fa un massaggio sulla molto, sua pelle, che me. È la pelle di una di 20 anni. Sulla mia pelle, io ne ho fatti 61, perché non devo dirlo da quello là, da Amadeus, tutti dicono la loro età. Io mi chiamo Giovi, ho 61 anni e vivo a Palermo. Questo fa effetto tipo. Il siero fa effetto tipo. Tu me lo hai consumato?
Ma che hai consumato? Perché il frate, tipo, ma l'hai consumato. Questo non si tocca. Questo neanche, questo è no, però fa parliamo di questo. Molto, invece questo serve per lavarsi la faccia. Ora io non ci vedo molto bene per vedere, per leggere mi dovete gli occhiali, è una cosa complicatissima. Per cui vedo sta cosa, dico servirà per lavarsi la faccia. Le prime volte l'ho usata per lavarmi la faccia. Poi è arrivata lei, la vedente di casa, della nostra casa, e mi ha detto: mamma, questo è uno struccante. Allora l'ho usato come struccante, però in realtà senza leggere. Io ho pensato bene di non metterlo negli occhi, perché sugli occhi sono molto delicata, poi io sono non vedente, silenzio. Ma se non vedi che cosa guardi, c'è scritto evitare il contorno. E poi lei mi ha confermato che c'è scritto evitare il contorno, quindi sono no, stata comunque brava. Comunque è tipo una crema, io l'ho dire, usato, perché non ci credevo che lei lo usava. È una crema che poi diventa una schiumina, si mette con la pelle umida, diventa una schiumina, insomma è struccante, non lo so se... Allora, devo dire la verità, che non so quanto costa sta cosa. Io fossi io, questa qua penso che me la comprerò a costo di fare un mutuo, perché mi piace. Quella mi piace pure, però se costa ma tanto... Ma tra questa crema e il siero cosa preferisci? Secondo che me c'entra? Il siero è top. Il siero... Non cioè, guarda come è levigata. Sì, ma lo vedete come è piccolo il siero, te ne devi mettere una goccia, ma sennò questo finisce. Ma mica la full size è così, questo è perché ti e te sei povera, te lo regalo un pochino. Ah, ok. Sì, ah, la full size poi sarà grande. Quindi se questa costa molto, vi dico vabbè, non compratevela questa. Però questa qua, se volete fare un regalo a mamma, dovete farlo. Ok, va bene, grazie per aver. Grazie mille ad Octoria, ad Estée Lauder. Noi aspetta, c'è scritto che la signora Estée Lauder ha tutta la mia considerazione, è veramente brava. Questa è la liberissima opinione di Giovi. Diciamo, è stata costretta a dirla, però è stata la sua liberissima opinione. Come avete visto, non mi ha fatto dire due parole, quello che volevo dire. Che io. C'entra? Dovevo parlare io, l'avevo provata io. Che c'entra che parla lei? Non l'ho capito, parliamone. Quello che volevo dirvi io, visto che lei non ha mai recensito niente, è che la crema è molto molto idratante. Il contorno occhi non l'ho provato. Questo siero è super levigante. C'è la crema idratante, è la schiuma struccante. La schiuma struccante è una schiuma struccante. Sta per cominciare la ma non è una fiction. Vabbè, comunque su Rocco Chinnici mio fratello ha fatto una piccola parte, quindi adesso ce la vediamo. Spero che la stiate vedendo anche voi. Non ho voluto avvisarvi perché non posso farvi vedere i capelli, anche se in realtà così sì, cioè non posso farvi vedere i capelli. Volevo creare questa suspense per fare in modo che poi vi vedeste il vlog tutti e contribuiste all'acquisto della mia nuova borsa. Buongiorno. Non so esattamente quante volte vi ho dato il buongiorno in questo vlog. Comunque oggi ho i capelli che sembra non vengano lavati da 3 settimane. In realtà è l'olio di cocco che persiste. Mi sono allenata, infatti voi mi vedete con questo giacchetto di pile. In realtà io sono in pantaloncini perché mi sono messa in terrazza. E adesso ho finito di allenarmi, sono devastata, mi faccio la doccia e ci rivediamo con i capelli puliti, comunque in condizioni più decenti. Sono tornata con la mia divisa post doccia, ho lavato i capelli e devo dirvi che sono molto 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 morbidi dopo aver messo l'olio di cocco. No, non fanno odore, pensavo che tipo sarebbe rimasto l'odore dell'olio, ma invece no. Scusate, non ho ancora rifatto il letto. Comunque non ho ancora capito come devo sistemarmi i capelli qua davanti, ma tanto non è che io debba fare niente. Cioè penso che da qui a quando avrò gli esami mi saranno cresciuti così tanto che potrò benissimo tipo mettere delle pinze, oppure saranno già arrivati qua sotto, quindi non avrà senso neanche pensare a come sistemarli. Io spero che comunque vi sia piaciuto questo taglio. Certo, diciamo che vi ho creato tutta questa suspense per niente, visto che insomma non è neanche tanto così assurdo quello che io ho fatto. Mi avete già vista 1000 volte su YouTube con i capelli così, però spero che vi sia piaciuto. Niente, adesso io credo che il video sia durato 8 ore e mezza. Mi metto ad editarlo, così ve lo metto online oggi pomeriggio o forse stasera, non lo so. Comunque io spero che il video vi sia piaciuto, e se vi è piaciuto non scordatevi a lasciare un pollice in su e iscrivetevi al mio canale se non siete ancora iscritti. Io vi mando tantissimi baci e noi ci vediamo presto. XOXO, la retro!